Siamo qui con Diego Fusaro, filosofo, e Luca Steinmann, giornalista, per parlare dell'Europa e della Germania e della relazione che esiste tra questi due soggetti. Io partirei da te, Luca, e vorrei chiederti, in questo periodo, soprattutto già da qualche anno, si sta parlando della Germania come modello da seguire. La Merkel, ci vuole più Merkel in Italia, oppure bisogna andare contro la Merkel, ci vuole l'austerity della Germania, oppure un modello che più corrisponda all'Italia. Tu, che sei di origine svizzera, tedesca, e che hai parlato di queste tematiche in Germania, come, cioè, che risposta puoi dare a questa Europa sì, Europa no, Germania sì, Germania no? Ma allora, i dati parlano chiaro. La Germania si è sicuramente rafforzata nell'attuale situazione economica, perché è stato creato un mercato unico che ha messo in concorrenza diretta l'economia forte tedesca con l'economia più debole, con l'economia più debole del sud Europa, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, facendo sì che la sopravvivenza e la crescita della prima fosse direttamente proporzionale alla decrescita della seconda. E i dati questo ce lo dicono chiaramente. Altri dati interessanti però sono i dati degli effetti della crisi, che sono simili in Italia quanto in Germania. Per esempio, se si prende in esame il dato demografico, è incredibile vedere come la natalità in Germania sia pari a quella italiana, quindi al 1,2%, che quindi corrisponde per ogni coppia di italiani come tedeschi, tra una generazione esisterà una persona sola, quindi una decrescita incredibile. Il dato interessante è che però questo avviene in Italia con una disoccupazione giovanile che oscilla tra il 42 e il 44%. In Germania la disoccupazione giovanile oscilla tra il 6 e il 7%, quindi dati ben diversi. E questo pone grandi interrogativi, perché fa pensare agli effetti della crisi, che se si vede, che non sono misurabili soltanto dal punto di vista economico per i dati che abbiamo visto. La crisi in questi termini qua è molto più totalizzante e si vede appunto come in Germania ciò e gli effetti della crisi non siano soltanto economici ma anche e soprattutto culturali. Recentemente c'è stata una rivista tedesca, Der Spiegel, delle più autorevoli, che si è cimentata appunto con questo problema della fertilità in Germania. E una domanda che si sono posti è perché questo avvenga. La risposta che si sono dati, quindi la stampa tedesca si è data, è perché i tedeschi non sono più disposti a rinunciare alla propria carriera accademica e professionale per costruire una famiglia. Quindi la felicità, secondo la maggior parte dei tedeschi, si misura non in base alla famiglia, ma si misura invece in base al successo materiale che tu hai nella tua carriera lavorativa. Il che pone evidentemente una grossa questione culturale, perché se il fondamento della società tedesca è il materialismo, come lo dimostrano i dati di decrescita demografica, è in atto un grosso cambiamento. La cultura tedesca non è mai stata basata su legami materiali e su fondamenti materiali. Poi qui abbiamo Diego, che è un filosofo e che quindi non ce lo spiegherà molto meglio di quanto non possa fare io. Mentre il materialismo è sempre stato il valore fondante di un'altra società, la società degli Stati Uniti d'America, l'American Way of Life. Quindi c'è da chiedersi come mai in Germania esiste una sorta di colonizzazione culturale dell'American Way of Life, come è possibile che i valori materiali provenienti dall'America siano così radicati in una tradizione, quella tedesca, che appunto per tradizione non lo è. Per rispondere, secondo me, dobbiamo prendere in esame brevemente la storia della Germania. Germania nel 1945 viene divisa in due blocchi, un blocco sotto l'influenza americana e un blocco sotto l'influenza sovietica. Un'influenza culturale, politica, intellettuale, militare. E nel 1989 il blocco occidentale, la Germania occidentale, ingloba in sé la Germania sovietica. Di conseguenza, l'American Way of Life colonizza tutti i territori tedeschi e quindi non è un caso che le maggiori resistenze a questo tipo di colonizzazione culturale provengano proprio da quei cittadini che abitano gli ex territori della Germania orientale. Perché? Perché si sono potuti rendere conto sulla propria pelle che nel momento in cui prima essi erano uno Stato che faceva riferimento direttamente ad un altro Stato, quindi non era uno Stato sovrano, nel 1989 non avviene un passaggio da uno Stato totalitario a uno Stato sovrano,
ma viene semplicemente un passaggio di sovranità esterna, ossia se prima le decisioni per la Germania dell'Est le prendeva Mosca, adesso le prende Bruxelles, perché queste zone, poi come tutti gli altri stati dell'Europa orientale, sono state forzosamente e velocemente integrate nel processo di Unione Europea, nell'Unione Europea e nell'area euro, facendo sì quindi che la sovranità venisse poi trasferita altrove e senza che questi popoli potessero costruire una sorta di Stato che corrispondesse alla propria cultura, alle proprie tradizioni, insomma potesse essere espressione del popolo stesso. In Germania c'è quindi chi resiste a questo fenomeno, ma è sempre messo in difficoltà dal cosiddetto ricatto nazista, ossia nel momento in cui qualsiasi esponente tedesco, che sia un politico, che sia un giornalista, cerca in qualche modo di promuovere i valori tradizionali, i valori culturali, l'identità tedesca e la sovranità nazionale soprattutto, ebbene viene subito rievocato da una macchina mediatica e politica lo spettro del nazionalsocialismo e di Hitler. In qualche modo in Germania, se tu parli di identità, quindi di sovranità nazionale, di voler far sì che la politica sia direttamente espressione della voce dei cittadini, ebbene emerge lo spettro di Hitler, i fantasmi del passato tornano, e quindi in questo modo qua si annulla preventivamente ogni forma di proposizione culturale e di tramandamento delle tradizioni intellettuali e filosofiche, tra l'altro ricchissime, della Germania. C'è chi si oppone ovviamente a questa colonizzazione culturale. Vorrei citare due persone. Uno è Tilo Sarrazin, che è autore di questo libro e di diversi altri libri, quindi un politico di lunga data tedesco che a fine carriera ha deciso appunto di denunciare questo tipo di situazione, e un altro è Felix Menzel, che in questo libro Politische Prozesse parla proprio dei processi politici che avvengono in Germania e prende in considerazione dei processi avvenuti in cui appunto persone, giornalisti, insomma, ma anche persone comuni che cercassero di promuovere valori e tradizioni tedesche venissero portati in tribunali e condannati per reati di opinione. Quindi il verdetto era fortemente influenzato da questa macchina del fango che interveniva e in qualche modo rendeva il processo politicizzato, perché se il verdetto è determinato da un'influenza politica, esso è un processo politico, e conseguentemente la stessa parola processo politico fa tornare in mente ai processi politici che avvenivano sotto il nazionalsocialismo e sotto la DDR, la Germania dell'Est. La questione è: se si è passati da stati totalitari a stati democratici, ma ci sono ancora i processi politici, è lecito chiamare la Germania come una democrazia realizzata? E si può prendere la Germania come modello di democrazia? Questa è una grossa domanda. La mia risposta è che se la democraticità di uno Stato si misura in base alla libertà di opinione e di espressione che vige, ogni persona dovrebbe essere in grado di scendere in piazza e di protestare contro cui non è d'accordo, ma evidentemente questo non è possibile, perché in questo momento intervengono i processi politici a destabilizzare tutto. Diego Fusaro è stato a studiare in Germania filosofia e appunto ho potuto vedere chiaramente, mi diceva, come questa macchia del fango intervenga anche e soprattutto nel momento in cui si vogliono riprendere in considerazione la tradizione filosofica e i filosofi tedeschi che appunto promuovessero i valori di identità e di patria tedesca. Ebbene, questo in Germania risulta essere molto molto difficile, non è vero Diego? Sì, ho ascoltato con grande interesse quello che tu hai appena detto, sono molto d'accordo con quello che sostenevi e dirò una cosa aggiuntiva e concordante con quello che tu dicevi, convergente rispetto a ciò che tu hai appena così chiaramente espresso, e cioè il fatto che quanto sta accadendo e che tu hai delineato con precisione andrebbe sostenuto ancora con maggiore forza in questi termini, dicendo cioè che la Germania sconfitta nel secondo conflitto mondiale è stata poi colonizzata da un punto di vista culturale ad opera dell'egemonia americana, che ha imposto quelle forme che tu prima ricordavi e che io stesso ho tragicamente visto operative nell'ambito culturale e filosofico, in cui nelle principali università tedesche non si studia più la grande tradizione tedesca filosofica, Fichte, Hegel, Nietzsche, Marx,
Heidegger, cioè i grandi spiriti, appunto gli spiriti magni della filosofia tedesca, quelli che noi in quanto europei appunto dovremmo aver presenti come numi tutelari della filosofia e della cultura occidentale. Niente di tutto ciò. Nelle università tedesche il politicamente corretto impone che si studi la filosofia analitica, cioè il modo anglosassone americano di fare filosofia, rimuovendo la politica e la storicità e pensando appunto alla maniera inglese e americana. Questo ha determinato in me, racconto l'aneddoto soggettivo ma per dare conto di quello che tu mi chiedevi, ha determinato in me un certo senso di frustrazione, perché andando in Germania uno studente universitario, io ci andai quando facevo il dottorato, si immagina di trovarsi nella Mecca della filosofia, cioè nel luogo in cui si celebrano i maggiori tributi a Hegel, a Kant, a Fichte, a Schelling, insomma i grandi pensatori tedeschi. Invece si trova deluso perché vedrà che nelle aule universitarie si tributano culti esclusivamente alla ragione americana e al pensiero analitico anglosassone. Questo non è casuale, perché la Germania è stata sconfitta nel secondo conflitto e le è stata inferta una sorta di punizione drastica che ha pagato tramite una forma di subito imperialismo culturale. Per cui in Germania hanno deciso di distruggere l'identità tedesca annientandone la cultura. Ora, questo non vuol dire, sia chiaro, lo dico, ma è banale da ricordare, ma lo preciso perché non mi si rivolgano accuse di ogni genere. È evidente che Hitler ha commesso gesti criminali e che in quanto tale deve essere inchiodato alle sue responsabilità e condannato pienamente. Non ci piove su questo. Ma quello che è stato fatto va ben oltre rispetto a questa giusta e sacrosanta condanna dei crimini nazionalsocialisti. Quello che è stato fatto è a sua volta un crimine, perché ha comportato la distruzione della cultura e dell'identità filosofico-culturale tedesca. Cioè i tedeschi sono stati annientati nella loro cultura e nella loro tradizione. Faccio notare per inciso, anche qui riportando in parte un'esperienza biografica mia, che in Germania, che come noto era la patria dei più grandi filologhi di tutti i tempi, l'edizione ad esempio dei frammenti dei cosiddetti presocratici era stata curata da Diels e Kranz, tutti i più grandi esperti del mondo classico erano tedeschi. Ebbene, si è verificata oggi una situazione paradossale, per cui nelle aule universitarie, mi ricordo nell'università di Bielefeld, un corso sulla dottrina delle idee in Platone, il docente chiese in un'aula gremitissima quanti degli studenti sapessero il greco antico, non ve n'era nemmeno uno che sapesse il greco antico. Cioè il popolo dei filologi ridotto a ignoranti volgari della lingua greca. Cioè appunto qui si vede come ha lavorato l'imperialismo culturale di annientamento della tradizione culturale di un popolo, ridotto appunto a non sapere più nemmeno la lingua greca, ridotto a un imbarbarimento totale, perché appunto è fin troppo noto che uccidere un popolo significa anzitutto uccidere la sua cultura, la sua identità culturale. E infatti i tedeschi questo hanno subito e ancora oggi si sentono quasi in colpa della loro tradizione filosofica e culturale, anziché esserne orgogliosi e fieri. Addirittura anche, mi ricordo, nell'università di Bielefeld vi erano alcuni luoghi gestiti da studenti di memoria antifascista, diciamo, associazioni studentesche antifasciste. Ora, io discutendo con gli amici con cui avevo stretto amicizia, per lo più studenti e giovani ricercatori a Bielefeld, mi ricordo che provai a toccare il tema della memoria storica dicendo che anche da noi in Italia, in cui vi era stata una storia per molti versi simile a quella tedesca, vi era ancora questo senso di colpa, era ancora viva quella che i tedeschi chiamano la Schuldfrage, la questione della colpa, e in particolare anche da noi vi sono tutt'oggi luoghi di resistenza antifascista. Io provai a sollevare filosoficamente, diciamo, la questione del senso dell'antifascismo in assenza di fascismo e capii subito che non vi era la possibilità di discutere di questi temi, preferivano sviare, preferivano evitare il discorso perché si sentivano in colpa rispetto a quello che era accaduto. Questo mi lasciò molto perplesso da un certo punto di vista, perché
ovviamente rinunciai al discorso per cortesia e per, come dire, opportunità di fronte agli amici e agli ospiti tedeschi, però mi trovai a riflettere su questo aspetto. Io come italiano, pur riconoscendo la gravità delle colpe del fascismo in certe sue espressioni imperdonabili, come la persecuzione con le leggi razziali degli ebrei e così via, che sono ovviamente dei crimini che come tali devono essere condannati, e non di meno io non mi sento responsabile di quello che è accaduto, perché è una norma fondamentale dell'agire etico e morale che l'individuo sia responsabile di ciò che fa, delle sue colpe, e che non si possano imputare ai figli le colpe dei padri. Quando anche avessi avuto, premesso, non li ho avuti, dei nonni interni al regime fascista, non potrei essere io accusato delle loro colpe, evidentemente, perché sarebbe un'ingiustizia ai miei danni. E a maggior ragione non si possono imputare colpe a interi popoli. E invece in Germania è accaduto questo, in ragione di questo fatto i giovani tedeschi si sentono ancora in colpa di quanto accaduto ai tempi del nazismo, laddove è evidente che non si debba dimenticare quello che è accaduto storicamente, ma non bisogna nemmeno sentirsi colpevoli illimitatamente, perché questo genera una sorta di religione della colpa che impedisce di riflettere sul presente e di avere un rapporto sereno e razionale con il proprio passato. Il filosofo Adorno diceva giustamente che il senso fondamentale della memoria di Auschwitz è funzionale al fatto che Auschwitz non torni a ripetersi. E questa è la funzione pedagogica della memoria, non certo quella di tenere, come oggi avviene, un intero popolo in una sorta di inestinguibile senso di colpa inespiabile destinato a durare in eterno. Se poi voi mi chiederete qual è, dal mio punto di vista, la funzione storica e politica di questo senso di colpa instillato nei giovani tedeschi, vi risponderò e discuteremo ancora su questo tema. Allora, continuiamo su questa tematica. Qual è la funzione di questo senso di colpa del quale ci ha parlato adesso per il popolo tedesco? Che funzione ha questo proprio sentirsi colpevoli di una cosa che è stata commessa da altri? Allora, continuo su questa pista allora, a cui tu mi stimoli socraticamente. Direi questo: ovviamente chi ha commesso i crimini nazisti è giusto che paghi per quei crimini. Le nuove generazioni, nate magari 10 anni fa, è ovvio che non hanno responsabilità rispetto alle colpe dei padri. Qual è allora il senso di questa eterna colpevolizzazione dei tedeschi presentati come inespiabilmente nazisti e quindi tale da dover essere colpevolizzati in eterno? Risponderei così. È una funzione politica fortissima, utilizzata dal vincente impero americano per legittimare la propria presenza costante sul suolo europeo e di più per delegittimare l'idea di un'Europa autonoma, indipendente, alternativa rispetto all'ideale americano della special mission con bombardamento incorporato dei popoli che non si piegano al loro dominio. In che senso? Lo dirò nel modo più semplice e accessibile possibile. Se tu colpevolizzi eternamente i tedeschi facendoli sentire in colpa per il nazismo, evidentemente legittimi eternamente la presenza di chi dal nazismo li ha liberati. Non certo l'Unione Sovietica, che peraltro non c'è più e che in una memoria storica fatta di oblio più che di memoria talvolta è stata rimossa da subito. Si è dimenticato il fatto che in termini di liberazione dal nazifascismo l'Unione Sovietica ha dato molte più vite umane di quante non ne abbia dato gli Stati Uniti d'America, per tacere poi di forme volgari filmiche come La vita è bella di Benigni, in cui si vede il carro armato statunitense che libera i campi di concentramento. Le vie della riscrittura della storia e del revisionismo sono infinite, appunto. Rimuovendo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti si presentano come gli eterni liberatori dal nazifascismo e in questo modo, rendendo colpevoli in eterno i tedeschi, legittimano per sempre la loro presenza sul territorio europeo e italiano e tedesco. Abbiamo basi americane in Italia e ce le hanno anche in Germania,
Ovviamente, qual è il senso di queste basi militari? Qual è il senso di questa occupazione americana del territorio europeo a 70 anni dalla fine del nazifascismo? Evidentemente, per essere legittimato ha bisogno di una sua ideologia, che è questa religione civile della colpa con cui i giovani tedeschi si sentono in colpa e quindi accettano la presenza dei loro liberatori, laddove invece forse più che liberatori si potrebbe parlare di sostitutori di un'occupazione con un'altra, evidentemente. Ora, questo discorso non passi per un discorso apologetico del nazismo, perché chi vi parla è assolutamente, l'ho preciso sempre per evitare le facili accuse di chi deve delegittimare l'altro dandogli del nazista, appunto, che chi vi parla non ha alcuna simpatia per il nazismo, è convinto che ci sia stato i campi di concentramento, le camere a gas e quant'altro, però quello che sto dicendo è un altro discorso. Ferma restando la colpa del nazismo, questa colpa viene oggi impiegata per inchiodare in eterno i tedeschi alla loro responsabilità, colpevolizzando appunto anche le nuove generazioni, instillando in loro una vera e propria religione della memoria. Faccio notare per inciso anche che in questa religione della memoria, che non ha più nulla della nobile funzione che Adorno assegnava alla memoria, la religione stessa della giornata della memoria non ha per obiettivo la giusta memoria, il giusto ricordo delle vittime delle tragedie del nazismo, le quali tragedie furono peraltro pagate non soltanto dagli ebrei, ma anche dagli omosessuali, dai comunisti e da tutta una serie di categorie molto diversificate fra loro. Ebbene, la giornata della memoria non ha come proprio obiettivo, dicevo, il giusto ricordo delle vittime del nazismo, ma semmai come obiettivo quello di instillare questo senso di colpa, di martellare continuamente nella testa dei giovani questo senso di colpa che li rende appunto frustrati da un certo punto di vista, che impedisce loro di rivendicare la loro identità culturale, filosofica, come dicevamo prima. Per cui chi vi parla è assolutamente d'accordo con la necessità di ricordare il passato e le sue vittime, di modo che gli orrori del passato non tornino a verificarsi nel presente. Ma chi vi parla è altresì convinto che non vi debba essere alcuno spazio per questa forma di religione della memoria che uccide le vittime di Auschwitz una seconda volta, impiegandole per un uso politico e ideologico che non ha nulla a che vedere con il ricordo della barbarie che esse hanno subito, ma che serve solo a legittimare una potenza imperialistica nella sua occupazione ignobile, e non saprei definire altrimenti se non imperialistica, del territorio europeo a 70 anni dalla fine del nazifascismo. Giustamente tu poni questa questione, una cosa che dobbiamo ricordare e che mi hanno ricordato diversi miei amici e conoscenti che ho nel territorio della vecchia Germania dell'Est, che loro nel 91 hanno visto le truppe sovietiche e i russi prendere e andarsene, mentre gli americani non solo sono rimasti nella Germania dell'Ovest, ma sono andati nella Germania dell'Est, quindi si tratta veramente di una presenza fisica sul territorio. E ciò permette anche di lavorare molto sulla coscienza storica, come dicevi giustamente tu, e di usare il ricordo della Seconda Guerra Mondiale e i crimini commessi da tedeschi per coprire altri crimini che non si possono misurare in termini di gravità, commessi però dagli americani. Per esempio il discorso di coprire i vari crimini, le varie stragi, i vari bombardamenti a tappeto che sono stati fatti da parte degli angloamericani in città tedesche, Berlino, Dresda, Friburgo, insomma, in cui si parla per ogni bombardamento, per i più grossi bombardamenti, anche di 100.000 vittime alla volta. Ebbene, usare una considerazione distorta della memoria, come dicevi giustamente tu, permette anche di far passare in secondo piano i morti tedeschi, insomma, come quasi per dire, va bene, noi abbiamo commesso un crimine, però c'è un crimine peggiore per cui quello che abbiamo fatto noi è tutto sommato giustificato. Quindi una sorta di bilancia di colpevolezza. Quindi come una volta i tedeschi consideravano gli ebrei inferiori dal punto di vista razziale, adesso in questa situazione qua il fatto di essere stato un morto tedesco in qualche modo conta meno, perché sei stato ucciso in quanto autore, in quanto il tuo governo era autore di un crimine, il che pone anche obiettivamente diverse questioni sull'interpretazione della storia tedesca recente.
Sono d'accordissimo con quello che tu dicevi, e infatti il vero problema filosofico del Novecento, da poco conclusosi, è il fatto che si è verificata una sorta di asimmetria della colpa e del pentimento, in forza della quale asimmetria ci siamo giustamente pentiti di Auschwitz e dei Gulag, ma non dei bombardamenti tipo Dresda, tipo le 130.000 morti, o tipo Hiroshima e Nagasaki, presentati appunto sempre puntualmente come male necessario. Questo è un aspetto filosofico decisivo, lo squilibrio indecente del pentimento, lo chiamerei, per cui, come giustamente tu dicevi, i morti non pesano allo stesso modo, quelli di Hiroshima, Nagasaki o Dresda in Germania sono in qualche misura morti di minor conto nella sommatoria finale, e poi soprattutto non dimentichiamo che ci siamo pentiti di Auschwitz e dei Gulag, non delle due bombe atomiche, e dunque si può tornare a bombardare, che è quello che è avvenuto in Corea, in Vietnam, recentemente in Iraq, in Libia e così via. Per cui appunto questo è lo scenario in cui ci troviamo e in cui opera questa memoria inquietante, che è tutto fuorché una memoria storica, è un uso ideologico della memoria, per chi voglia identificarlo per quello che è. Dico ancora un'altra cosa che mi viene in mente ora, che prima volevo dire, è che nella Germania Est tutte quelle che erano cattedre di marxismo hegelismo, o di Hegel o marxismo, come preferiamo dire, sono state riconfigurate dopo l'inglorioso crollo del regime, dopo che il sogno di Marx è rimasto sepolto sotto le macerie del muro di Berlino, sono state riconfigurate, andare a vedere per credere, come cattedre di filosofia analitica, cioè cattedre che abbandonano volutamente la dialettica storica hegelo-marxiana e presentano la filosofia in forma destoricizzata, depoliticizzata, cioè fatta apposta per non prendere coscienza della contraddizione storica e del suo possibile superamento dialettico. Allora, abbiamo parlato della fine del secondo conflitto mondiale. Quest'anno ricade l'anniversario, no? I 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale. Che cosa hanno in comune la fine di uno e dell'altro? Se noi riflettiamo un attimo sul trattato di Versailles della fine del primo conflitto mondiale, della prima guerra mondiale, che imponeva alla Germania la perdita di determinate zone minerarie piuttosto che la smilitarizzazione e via dicendo, quindi un proprio un colpo a quello che era lo spirito tedesco dell'epoca. L'unica voce che si levò contro questo trattato era quella di un economista, John Maynard Keynes, che diceva come questa cosa avrebbe invece incendiato ancora di più gli animi dei tedeschi verso una rivolta contro questo trattato di Versailles. E da lì la profezia, a quanto pare, si avverò. Nacque Hitler, il nazionalsocialismo sulle paure dei tedeschi. Dopo il secondo conflitto mondiale, come avete detto voi, non c'è più il colpo economico, perché abbiamo il piano Marshall, ma abbiamo questo colpo culturale. Quindi secondo voi è possibile che, semmai la Germania ritornerà nelle vesti di, ipotizziamo, Fichte, questo filosofo, te lo chiedo prima a te Diego, verrà rivisto in chiave più filosofica o in chiave nazionalsocialista, chiamiamola ancora? Posso introdurmi solo per fare una premessa? Sì, no, prego. Io oserei dire, mi ricollego ancora a quanto diceva Diego prima. Diego parlava giustamente del diverso tipo di conquista che è stato fatto dagli americani e dai sovietici nella Germania dopo e durante la seconda guerra mondiale. Da ricordare è che non furono i sovietici a elaborare un piano di distruzione culturale e pianificato della Germania, ma furono gli angloamericani con il piano Morgenthau, che prevedeva la trasformazione della Germania in una società agricola e pastorale, distruggendolo sia fisicamente, Dresda e tutte le varie altre città bombardate lo insegnano, ma anche e soprattutto culturalmente. Ebbene, dopo che la Germania è stata demolita architettonicamente dalle bombe americane, nel primo dopoguerra si interviene col piano Marshall per far ricrescere la Germania. Quindi in questi termini il piano Morgenthau non si realizza, ma si realizza in pieno dal punto di vista culturale. Quindi, ricollegandomi a quella che era la domanda tua prima, il trattato di Versailles non è scritto, ma non ha risultati economici attualmente, perché lo vediamo che la Germania cresce, mm-hmm. ma
c'è ancora in termini culturali, assolutamente, e la continuazione diretta col piano Morgenthau nella Germania odierna è evidente. Dunque, tu mi ponevi la domanda intorno a Fichte. Intanto sì, Fichte, certo, per dire lo spirito, la visione del tedesco, della Germania, dello spirito tedesco. Ma intanto sai, quando Fichte parla dei tedeschi bisogna fare molta attenzione ai termini, ai concetti, perché abbiamo qui anche i discorsi della nazione tedesca di Fichte, che sono stati troppe volte letti e interpretati come il testo che precorre la follia nazista. Laddove invece una lettura attenta e ideologicamente non condizionata, non soltanto non vi è in questo testo di Fichte il precorrimento della follia nazista, ma vi sono anzi gli anticorpi contro quella follia. Perché Fichte pensa al tedesco non come una razza, che infatti da un punto di vista idealistico non avrebbe nemmeno senso, perché sarebbe un'indebita ricaduta nel positivismo. Pensa ai tedeschi invece come un popolo che deve porsi alla testa dello sviluppo dell'umanità e che dunque ha come proprio obiettivo l'emancipazione del genere umano. Cioè non dimentichiamo che Fichte, quando parla di discorsi della nazione, di discorsi della nazione tedesca al cospetto di un mondo tedesco occupato dalle truppe napoleoniche, e Fichte vede in Napoleone non lo spirito del mondo a cavallo, cosa che rivedeva Hegel, ma vede un imperialista, diremmo oggi, un conquistatore senza nome e senza dignità, ebbene i tedeschi sono visti da Fichte come i continuatori del processo della rivoluzione francese, che è passato ora come compito ai tedeschi. La rivoluzione francese è morta, si è trasfigurata nella forma napoleonica, ora spetta ai tedeschi diventare le guide dell'emancipazione umana. Infatti Fichte dice in un passaggio, non ricordo in quale esattamente dei discorsi della nazione tedesca, dice chiunque creda nella libertà dello spirito e nella possibilità dell'emancipazione, egli appartiene alla nostra razza, egli verrà con noi. Quindi in realtà tedeschi e non tedeschi implica nel discorso di Fichte una frontiera interiore, potremmo dire così, e non tanto una frontiera razziale, concetto, ripeto, del tutto assente in Fichte. Fatta questa premessa doverosa, direi alla luce di quello che tu dicevi e che condivido, che oggi abbiamo analizzato finora le forme di memoria imposte dalla cultura, chiamiamola così, di marca americana, che colpevolizza eternamente i tedeschi, ma potremmo dire che vi è anche in area tedesca un uso ideologico della memoria storica. In fondo l'uso che si fa ossessivo, maniacale del ricordo di Hitler come personificazione del male assoluto e radicale serve esattamente a un obiettivo politico. Evidentemente Hitler è stato responsabile di alcuni dei peggiori crimini della storia dell'umanità e questo è innegabile, ça va sans dire. Però in qualche misura oggi il dibattito ossessivo che si fa intorno a Hitler come sineddoche del male assoluto svolge paradossalmente troppo spesso una funzione di tipo apotropaico, rassicura le coscienze degli abitatori del presente circa il fatto che il male è quello là, che la violenza è solo quella coi baffetti e la svastica, che ovviamente è una forma di violenza, lo è stata e come tale deve essere ricordata per evitare che torni a presentarsi. Però appunto funzione apotropaica nel senso che serve a, potremmo dire, alleggerire la coscienza di chi compie oggi ed è responsabile di altre forme di violenza. Potremmo dire radicalmente, ci avviciniamo a un tema che ci tocca tutti da vicino, che la Germania oggi, la Germania dell'euro e delle dure leggi della finanza e dei diktat del fiscal compact, proprio nella misura in cui ossessivamente ricorda e condanna Hitler, sta di fatto, volente o nolente, portando avanti un discorso che sotto un profilo puramente economico è lo stesso discorso di tipo imperialistico, invasivo, fatto a suo tempo da Hitler. Potremmo dire così che oggi Hitler ritorna non più con i baffi e la svastica, ma ritorna condannando il vecchio Hitler e parlando inglese, parlando di leggi dell'economia, condannando tutte le violenze storiche del passato, da Auschwitz ai Gulag, che non siano quella del nesso di forza capitalistico e delle sacre leggi della finanza. Per cui dico sempre che bisogna distinguere con attenzione la memoria nella sua funzione pedagogica, ricordare Hitler per evitare che torni a realizzarsi
un crimine analogo, sia esso quello direttamente politico alla Hitler, l'estetica dei supplizi, avrebbe detto Foucault, alla Hitler, sia che esso torni a manifestarsi in forme diverse, il sistema del lager economico pudicamente chiamato Europa oggi. Questa è la funzione buona della memoria, la funzione pedagogica. La funzione ideologica invece è quella, nel caso tedesco, che ricorda Hitler per dire il male è quello lì, quello è il male, noi invece siamo i buoni. Peraltro era un discorso già pienamente presente ad autori che appunto riflettevano su questo tema della colpa, come Primo Levi, ad esempio, I sommersi e salvati, in cui diceva che questo discorso che dipinge i nazisti come esseri diversi rispetto agli umani, come esseri terribili, mostruosi, serviva solo a rassicurare la nostra coscienza circa la nostra estraneità rispetto a loro. Serviva solo, cioè, a dimenticare il fatto che quegli orrori li ha fatti il genere umano e potrebbe tornare a farli, che anche noi potremmo virtualmente diventare come loro. E anche Hannah Arendt, sia pure da un punto di vista diverso, ha svolto, credo, considerazioni interessanti su questo tema, quando parlava di Eichmann come di un coglione, sono parole sue, cioè un grigio personaggio che non aveva nulla di mostruoso a vederlo così, nulla di terribile e diabolico, era un uomo qualunque, insignificante, una persona qualunque. Non dimentichiamoci che i nazisti spesso erano buoni padri di famiglia, gente che amava Mozart e Beethoven. Questo è il punto, per cui questa enfatizzazione del volto mefistofelico di Hitler e dei nazisti svolge troppo spesso quella funzione apotropaica che poi ci induce a pensare che queste forme di violenza che stiamo oggi vivendo non abbiano nulla a che fare con quelle del passato, laddove invece sono forme di una violenza diversa da quella del passato, ma che nei suoi esiti andrebbe riconsiderata attentamente alla luce del passato. Luca, abbiamo appunto parlato di Fichte, quindi la Germania di Fichte potrebbe essere la soluzione o diciamo il modello da seguire, quindi come guida, come ha detto prima giustamente Diego, dello sviluppo dell'emancipazione umana, e quella Merkel no, oppure tu hai una visione tua personale o una riflessione a riguardo, quale potrebbe essere la soluzione? Ma questo tema, in questo campo. Diciamo che io vedo un'analogia della situazione odierna in Germania rispetto a quella che fu la situazione post battaglia di Jena nell'Ottocento, in cui si trovava appunto Fichte. Esatto. E Fichte parlava appunto del ritorno alla grandezza in termini intellettuali e culturali e anche economici tramite il superamento dell'egoismo che caratterizzava il popolo tedesco al tempo. Quindi lui parlava di passaggio dall'egoismo e dal materialismo e invece al senso di comunità, quindi allo spirito di comunità, che è esattamente quello che manca oggi ai tedeschi. Quindi in termini filosofici si potrebbe parlare di un superamento del materialismo oggi come ieri, di come lo teorizzava Fichte, che in quel senso è stato un visionario, per tornare ad essere perché si possa tornare in Germania uno spirito di comunità che non veda il proprio passato come un nemico di cui avere vergogna, non veda proprio nonno, perché esiste veramente questa sindrome, proprio nonno come un criminale da cui dover prendere le distanze in Germania, ma veda quindi tutto un processo di crescita storica e culturale organica che ha avuto le sue pecche, ha avuto i suoi grossi crimini da condannare, ma che di fatto non può compromettere con lo spirito di comunità che c'è. Ho parlato di Fichte come visionario. Per la Germania parlerei di un altro visionario, che però è un italiano, Giuseppe Mazzini. Mazzini, tornando anche a citare l'Unione Europea, come diceva Diego, parlava non di Unione Europea, ma di unione di popoli uguali, liberi e sovrani. E ricordava che qualora non ci fosse un'uguaglianza tra popoli all'interno di quest'unità europea, ma che vi fosse una nazione, un popolo che fosse estremamente troppo forte rispetto agli altri, ebbene questo avrebbe favorito il calarsi di un dispotismo esterno. Ebbene, quale situazione analoga a quella di oggi, in cui paradossalmente la Germania, che all'interno dell'Unione Europea è lo Stato più forte, e così facendo favorisce all'interno di se stessa
un dispotismo culturale proveniente dagli Stati Uniti. Quindi la forza esterna di cui parlava Mazzini è oggi presente, e a pagare le conseguenze in termini culturali non sono gli Stati che le pagano in termini economici, ma è lo Stato che ne sta traendo maggiormente vantaggio. Quindi, ritorno al mio discorso iniziale, il dato economico non può misurare i veri effetti della crisi. E quindi riprendo anch'io queste considerazioni fecondissime di Luca per portare l'attenzione sull'attualizzazione di Fichte. Oggi abbiamo attualizzato anche Mazzini, ma Fichte, potremmo dire che la situazione oggi dell'odierna Unione Europea è tale per cui vi è bisogno di un nuovo Fichte che, come quello della Germania occupata dalle truppe napoleoniche, esorti oggi i popoli europei a liberarsi, a intraprendere la liberazione da questa estenuante dittatura economica chiamata pudicamente Europa. Abbiamo bisogno di un popolo infiammato negli animi da un nuovo Fichte che ci esorti alla liberazione. Ecco, questo secondo me è fondamentale oggi. Ci vuole appunto la passione di una filosofia dell'emancipazione, di una filosofia che riscopra un pathos antiadattivo rispetto al presente e non sia solo amministrazione concettuale dell'esistente, come troppo spesso tende a essere la filosofia nel nostro tempo presente. Fichte ci insegna esattamente questo, a pensare l'emancipazione come processo guidato dalla filosofia. Per questo dicevo prima che in questo testo di Fichte non vi è nulla di quel discorso razziale, razzista che sarà sviluppato nel Novecento. Fichte pensa ai tedeschi come un popolo che ha come obiettivo lo sviluppo dell'umanità tutta. C'è un passo molto bello in un'altra opera di Fichte, La dottrina dello Stato del 1813, in cui Fichte dice quasi paradossalmente: Noi tedeschi abbiamo il compito di portare avanti un patriottismo che si faccia carico dell'intera umanità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il patriottismo, come lo pensa Fichte, non è un patriottismo che utilizza il particolare contro l'universale o contro gli altri particolari. I tedeschi contro gli altri popoli, i tedeschi contro l'idea dell'umanità. No. Fichte sta dicendo la cosa opposta. Il solo modo per essere universalisti e cosmopoliti è prendersi cura di quel popolo, di quello stato-nazione nei quali si è situati e con i quali si ha a che fare. Se no ci si trova in quella situazione paradossale descritta da Rousseau nell'Emilio, per cui la fredda formula del cosmopolitismo, del voler bene all'umanità, diventa l'alibi per essere indifferenti rispetto al proprio vicino di casa. Quindi servirebbe una specie di nuovo romanticismo del XXI secolo? Sì, anche se vogliamo qualificarlo così. Più che di nuovo romanticismo, io direi di tornare a pensare sulla scia di Fichte il nesso particolare universale, comunitario cosmopolita, nazionale universale, se vuoi. Cioè pensare quello che Herder, altro filosofo della temperie culturale di Fichte, diceva quando sosteneva che la razza umana esiste al singolare nella storia, esiste come unico soggetto, la razza umana è una, e poi però si dà nella pluralità delle culture, dei popoli, degli stati, delle tradizioni, e diceva Herder che questa pluralità nell'unità è il modo in cui Dio cammina nella storia. Trovo sempre molto suggestiva questa immagine. Bene. Non so se io condivido quello che ha detto Diego, e oserei dire anche che la soluzione a quella attuale situazione europea non dobbiamo trovarla noi dobbiamo semplicemente ritrovare quegli autori che non a caso sono tabù in paesi come la Germania e che proponevano già delle soluzioni. Io ho citato Fichte e Mazzini, ce ne sono tanti altri. Un altro che si potrebbe prendere in considerazione e che Diego studia bene è Marx, in altri termini, nella misura in cui Marx viene preso in considerazione in Germania, ma soltanto in quanto baluardo contro le tradizioni, contro la religione, quindi contro ogni forma di attaccamento territoriale di spirito comunitario. Ebbene, il lavoro che va fatto dal mio punto di vista, spero che Dio lo condivida, è appunto anche di portare Marx a una dimensione superiore, quindi di prenderlo in considerazione non semplicemente perché è qualcosa contro quello che ho elencato, ma anche perché è proprio una soluzione attuale.
Certamente, io sono molto d'accordo con questo. In Germania è così la situazione effettivamente, ma anche in Italia e negli altri paesi europei in fondo non è poi distante rispetto a quella tedesca, dove forse questa tendenza è solo più accentuata rispetto alle altre realtà. In Italia, ad esempio, Marx viene certo studiato o eletto, ma sempre in una chiave interpretativa molto precisa. Si è anche parlato di recente di una Marx Renaissance dovuta alla rinascita dell'interesse per Marx a fronte della tellurica crisi che ha sconvolto il pianeta dal 2007 in avanti. Si dimentica però di precisare una cosa, che Marx oggi in Germania come in Italia viene sempre presentato in forme, diciamo così, decaffeinate, cioè rese compatibili con lo spirito del nostro tempo. Ecco allora che avremo lo studio di un Marx profeta della globalizzazione, lo studio di un Marx teorico della fine dello Stato, che è il sogno neoliberale per eccellenza. Avremo Marx teorico della morte della religione, della morte della famiglia e così via. Cioè tutti quegli aspetti del pensiero di Marx che dal mio punto di vista sono quelli meno interessanti. Laddove invece Marx è interessante, direi, per la sua analisi critica del modo della produzione capitalistica, cioè del nostro problema, di quello che è ancora oggi il nostro problema, il capitalismo, vuoi anche nelle sue forme finanziarie e diverse rispetto a quelle studiate da Marx a suo tempo, e poi il fatto che Marx è, potremmo dire così, il portatore della più seducente promessa di alternativa felicità rispetto a quella esistente. Ecco, potremmo dire così. Cioè Marx ci insegna il sogno di una cosa, come lo chiamava lui, la città futura, come la chiamerà Gramsci, cioè l'idea di una emancipazione a venire incompatibile con l'odierno ordine dell'economicismo dilagante, l'odierno ordine in cui conta solo ciò che può essere contato e vale solo ciò che ha un prezzo. Marx ci insegna a pensare questo come determinato storicamente, dunque non come un destino eterno e naturale, non come una condizione naturale di essere al mondo. Ecco, viene la marxiana critica delle ideologie, dal mio punto di vista uno degli aspetti più fecondi per mostrare la necessità di lottare contro il mondo dell'economia realmente realizzata, che confitte potremmo anche chiamare l'epoca della compiuta peccaminosità, e lottare in vista di una emancipazione a venire. Da qui appunto la necessaria esigenza di ripartire da Marx, più che di ritornare nostalgicamente a Marx. Da Marx si può solo ripartire per riprendere il lavoro da lui a suo tempo iniziato e rimasto temporaneamente sepolto sotto le macerie del muro di Berlino. Bene, se non avete nient'altro da aggiungere, io ringrazio naturalmente entrambi per questa fantastica intervista che ci avete concesso. Ringrazio naturalmente chi ci ha seguito e quindi da Diego Fusaro, Luca Steinman e Roberto Donghi un cordiale arrivederci.